Allora, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Maurizio Brignoli, che è docente di storia e filosofia e redattore della mitica rivista La Contraddizione. Ricordo che con Maurizio abbiamo già fatto diverse video interviste, a partire da quelle di presentazione delle sue opere principali, che sono appunto La breve storia dell'imperialismo e Jihad e imperialismo. E poi abbiamo fatto anche diversi incontri sull'attualità politica. Tutte queste video interviste le potete recuperare se le avete perse su questo canale YouTube del collettivo politico La Città Futura. Oggi torniamo a parlare appunto di attualità, visto appunto che la situazione internazionale è sempre più catastrofica sotto diversi punti di vista. E forse conviene parlare della questione su cui più si è discusso, si è dibattuto in questi ultimissimi giorni, che sono i ripetuti attacchi di Israele alle forze di interposizione dell'ONU che si trovano appunto nel sud del Libano. Anche perché qui è presente una forte componente di soldati italiani. E quindi improvvisamente il mondo politico si è svegliato e ha dovuto dire qualche cosa su quello che sta succedendo. Va bene, do la parola a Maurizio per cercare, diciamo, di spiegare meglio quello che sta succedendo. Buongiorno a tutti. Sì, purtroppo la situazione si sta aggravando, come del resto era sciaguratamente prevedibile. Israele sta proseguendo col suo progetto di guerra a tutto campo, che deve culminare in un conflitto con l'Iran, questo almeno nei piani israeliani. E il Libano è una tappa in questa direzione. Lungo questa tappa c'è quella forza di interposizione posta dall'ONU, l'UNIFIL, che ha proprio questa funzione di cuscinetto fra Libano e Israele. Israele sappiamo che non si pone il problema del rispetto del diritto internazionale, perché attaccare una forza ONU vuol dire attaccare l'ONU. E da questo punto di vista, i soldati israeliani, l'esercito israeliano è stato molto chiaro: abbiamo ordinato alle forze UNIFIL di spostarsi 5 chilometri a nord, cioè toglietevi dai piedi e lasciateci passare. Oltretutto, pare che le forze armate israeliane abbiano utilizzato le caserme. Le basi dell'UNIFIL, un po' come scudo, perché dalle vicinanze hanno iniziato a colpire Hezbollah e la formazione sciita non ha risposto proprio per non rischiare di colpire le basi UNIFIL. Conseguentemente, si sono ritirati e Israele ha potuto approfittare di questa situazione. È stato notato come un'operazione di questo tipo ponga di fatto Israele al di fuori dell'ONU. Resta la questione, altro avanzata da più parti, che era quella di invitare l'ONU a chiedere Israele di espellere Israele dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Cosa peraltro non fattibile perché un procedimento di questo tipo può partire soltanto dal Consiglio di sicurezza. Ecco, ci potrebbe essere sicuramente una risoluzione dell'Assemblea dell'ONU, che però non ha valore vincolante. Sono raccomandazioni quelle dell'Assemblea generale. E naturalmente nel Consiglio di sicurezza, sedendo Stati Uniti, e basterebbero loro, ma Regno Unito, di sicuro Stati Uniti e Regno Unito, ma anche la Francia, non muoverebbero mai un dito in questa direzione. E perché questa operazione contro le forze di interposizione dell'ONU? Ma perché si tratta di poter penetrare
nel territorio che Israele vorrebbe riconquistare, cioè creare questa zona di interposizione più ampia, onde impedire a Hezbollah di bombardare le parti confinanti di Israele, e che infatti ha visto diverse migliaia di sfollati. Ci sono intere città che sono state abbandonate, i villaggi abbandonati dagli israeliani, che crea un problema interno alla politica israeliana. Addirittura sono state avanzate da queste migliaia di persone rivendicazioni di secessione, diciamo: tanto se non possiamo essere protetti da Israele, per quale motivo dovremmo rimanere all'interno dello Stato israeliano? Il progetto però, dicevamo, è probabilmente più ampio. Il progetto più ampio è quello proprio di ridisegnare il Medio Oriente. E qui si inserisce una questione che è ancora più ampia ed è ancora più grave. Questo progetto di ridisegnare il Medio Oriente è un vecchio progetto avanzato dai neoconservatori statunitensi, poi fatto proprio anche da quella componente liberal del Partito Democratico, al punto che si può parlare, secondo me, di un partito neocon liberal, visto che i loro progetti sono convergenti. E nello specifico, per quanto riguarda il Medio Oriente, questa operazione è molto probabilmente appoggiata dagli Stati Uniti, perché noi, quantomeno da una parte dell'amministrazione statunitense, quella che di fatto in questo momento detiene la presidenza, e da questa convergenza di neoconservatori e liberal, perché siamo di fronte a questa grande opportunità che viene vista di riprendere questi progetti di trasformazione radicale del Medio Oriente, onde impedire a Cina e Russia di continuare la loro penetrazione. E ricordiamo che l'altro alleato di Cina e Russia lì è proprio l'Iran. Pertanto, quando si dice che Israele fa quello che vuole e gli Stati Uniti abbozzano, sembra un po' un'interpretazione che capovolge i termini del rapporto fra Stati Uniti e Israele. Cioè, ricordiamoci che la potenza mondiale sono gli Stati Uniti, la grande potenza imperialistica sono gli Stati Uniti. Israele è un importante alleato, ma non è Israele a dettare l'agenda politica degli Stati Uniti, è semmai il contrario. Se gli Stati Uniti avessero voluto bloccare Israele, bastava un ordine del Pentagono per interrompere i rifornimenti di armi. Israele nel giro di una settimana non sparava più. Quindi è vero che si parla della lobby sionista, della funzione, c'è quel libro di Walter Mersheimer che parla proprio di questa importante penetrazione di questi organismi legati allo Stato israeliano, che influenzano la politica statunitense, ma peraltro con laute e sovvenzioni, ma sappiamo come funziona la politica negli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti. E quindi il discorso è più grave, perché questo progetto di approfittare della situazione in atto per realizzare questi progetti di cambi di regime e un rivoluzionamento radicale del Medio Oriente rispondono alle tentazioni degli Stati Uniti. Cioè, il tutto poi volto a completarsi con un cambio di regime in Iran che porti l'abbattimento del regime degli Ayatollah e imponga un governo filo statunitense. Questo sarebbe il grande obiettivo. Questo grande obiettivo è realizzabile. La questione è qui. La questione sta qui. Perché l'Iran svolge una funzione fondamentale dal punto di vista dei grandi corridoi di trasporto, perché serve alla via della seta cinese,
sono stati siglati degli importantissimi accordi fra Cina e Iran dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista dei rifornimenti energetici. È un centro fondamentale per il corridoio nord-sud, che è quello progettato dalla Russia, che serve appunto collegare India, Iran, Russia, e da lì poi diramazioni verso l'Europa, eventualmente se nel momento in cui si ripristinassero i rapporti con gli europei, che è un altro dei corridoi strategici. E quindi abbattere il sistema di governo iraniano sarebbe il massimo degli obiettivi. Il problema dove sta? Il problema è che l'Iran è alleato di Russia e Cina. In particolar modo con la Russia è stato firmato o sta per essere firmato, perché qui ancora le tempistiche non sono chiarissime, doveva essere fatto durante la incontro di Kazan, imminente, ma forse è già stato anticipato. Doveva essere siglato questo accordo di mutua difesa, un accordo i cui elementi fondamentali sono ancora segreti, però potrebbe essere un accordo molto simile a quello che la Russia ha siglato con la Corea del Nord. Allora, quello che sappiamo è che indubbiamente la Russia fornisce all'Iran quei sistemi di difesa missilistica in cui i russi sono all'avanguardia, e presumibilmente fornisce anche il personale per far funzionare questi sistemi. E gli iraniani abbiamo visto che hanno dato una mano ai russi nell'operazione speciale, fornendo droni che comunque sì, per quanto fabbricati in Iran, sono anche, come dire, su progetto russo. Quello su cui si è sollevato tanto polverone da parte delle potenze occidentali, che dicevano che l'Iran è complice dell'aggressione russa, ma c'è una stretta relazione fra Russia e Iran. Allora, se la questione inizia ad essere quella di attaccare l'Iran, e per attaccare l'Iran, lo ricordava Scott Ritter in un'interessante intervista per l'Antidiplomatico, queste strutture segrete degli iraniani, queste basi che sono poste sottoterra, richiedono, per essere bombardate efficacemente, non gli armamenti normali, ma ci vogliono almeno quelle bombe nucleari tattiche. Se arriviamo a questo, il pericolo di una espansione del conflitto, ma il pericolo di un'espansione del conflitto non solo sul piano ordinario, ma col pericolo di ricorrere ad armamenti nucleari, è sempre più consistente. C'è peraltro un'altra novità di questi ultimi giorni, per cui siamo ancora nell'ambito della pura ipotesi, non so mai se arriveremo ad avere una risposta effettiva e soddisfacente, ma c'è stato un terremoto nella parte settentrionale dell'Iran, è una zona desertica. Secondo i sismologi, questo terremoto non avrebbe proprio le caratteristiche tipiche del terremoto naturale, e quindi è stata avanzata l'ipotesi, e ribadisco ipotesi, che gli iraniani abbiano fatto un esperimento sotterraneo. Che questo voglia dire che si tratti di esperimento nucleare, non lo sappiamo. Potrebbe anche essere, come scriveva Malacaria su piccole note, potrebbe anche trattarsi di un armamento nuovo simile alla madre di tutte le bombe statunitense o al padre di tutte le bombe russo. Sono queste bombe termobariche con la capacità distruttiva simile a un piccolo ordigno nucleare, a un'arma nucleare tattica, per quanto non nucleare. Questi avvertimenti, perché nel caso sarebbero avvertimenti, sono molto chiari. Cioè, l'Iran non vuole la guerra. L'Iran non vuole in nessun modo la guerra. Il problema è che se la vuole Israele, e se Israele attacca, ed è ciò che sta facendo,
si apre uno scenario potenzialmente catastrofico, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti appoggiassero direttamente questa operazione, ed è un pericolo consistente. Il tutto sempre perché nel corso di questo grande confronto che si sta delineando sul piano mondiale, gli Stati Uniti stanno perdendo quella fase di unipolarismo che in realtà nella sua efficace realizzazione è durato un decennio, diciamo, dalla dissoluzione dell'URSS, ecco, da quando gli Stati Uniti hanno ripreso direttamente le attività militari con la prima guerra nel Golfo, fino ad arrivare al decennio successivo con la distruzione della Jugoslavia. Però poi abbiamo visto delinearsi la forza di Russia, di Cina, i grandi progetti infrastrutturali, i grandi corridoi, questi processi poi che portano ad avanzare l'ipotesi di una de-dollarizzazione, come viene chiamata, che non vuol dire necessariamente arrivare ad avere una moneta alternativa al dollaro o all'euro, ma ci sono progetti interessanti che coinvolgono non soltanto la Cina e la Russia, ma anche gli Emirati Arabi, anche i Sauditi. Già solo quegli accordi che sono stati fatti fra i cinesi e i grandi produttori di petrolio per non pagare il petrolio in dollari sono un colpo formidabile agli Stati Uniti, così come gli accordi che i cinesi sono riusciti a far raggiungere a sauditi e iraniani per quantomeno allentare la tensione. E tutte queste forze stanno convergendo verso quegli organismi internazionali che sono legati al capitale russo, al capitale cinese, insomma i BRICS, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che vedono aumentare le richieste di adesione. Questo non vuol dire che poi i sauditi buttano a mare l'alleanza con gli Stati Uniti, però vuol dire che gli equilibri internazionali si stanno spostando. E qual è l'unico sistema per mantenere il predominio? E il pericolo è sempre quello della guerra. Questa è la brutta situazione in cui ci troviamo. Stanno poi succedendo altre cose che sono interessanti, perché è stato arrestato il comandante dei Pasdaran, delle guardie rivoluzionarie iraniane, e in seguito alle vicende che sono successe in Libano. Gli attentati che hanno eliminato Nasrallah, che di fatto era la figura che era diventata la figura di riferimento dopo l'uccisione del generale Soleimani, che aveva creato, organizzato questo progetto di quello che viene chiamato l'asse della resistenza, con formazioni peraltro non solo sciite, ma con adesioni anche di formazioni sunnite o differenti comunque da una ligia adesione ai dettami di Teheran. E l'uccisione di Nasrallah è un colpo formidabile che è stato portato da Israele. Dopo aver eliminato il segretario di Hezbollah, c'è il sospetto che abbiano eliminato anche il suo successore, o quantomeno hanno provato a farlo. E in questa operazione le dichiarazioni di Hezbollah hanno detto qui la fuga di notizie, l'elemento debole è stato l'Iran. La collocazione delle nostre figure di riferimento non sono partite da un'infiltrazione nei nostri apparati, ma dall'Iran. Che poi questo venga detto, per giustificare le dure sconfitte subite da Hezbollah recentemente, per riversare le responsabilità sull'Iran, può anche essere, anche se lo trovo abbastanza difficile. E questo viene confermato dal fatto che ci sia stato in realtà questo arresto, per quanto domiciliari possano essere questi arresti, vuol dire che
i Pasdaran sono stati infiltrati, vuol dire che l'apparato di spionaggio israeliano rimane efficiente, il che è dimostrato dalle ultime operazioni. Il che, fra l'altro, ci fa aprire un altro inciso, mi fa tornare in mente, che quando si diceva che gli apparati di sicurezza israeliani hanno clamorosamente fallito il 7 di ottobre, fa sempre sorgere il sospetto che si sia lasciato fare per avere poi l'occasione di regolare i conti. Insomma, la modalità per l'Harbor o 11 settembre. Grazie. Un po' di domande. Certo. Rispetto, diciamo, all'attacco all'ONU, oltre, diciamo, agli aspetti sicuramente giusti che hai indicato, però sembrerebbe che ci sia pure un attacco più complessivo, che va pure al di là, diciamo, della questione di avere campo libero per, diciamo, creare questa zona di cuscinetto e costringere gli Hezbollah a ritirarsi dal confine. Perché da quello che capisco, se gli Hezbollah stanno al confine, Iron Dome non può proteggere gli israeliani del nord, e questo crea, diciamo, grosse difficoltà al potere, diciamo, al regime sionista, perché ne mostra, diciamo, la debolezza. Però appunto, diciamo che questo attacco sembra pure più complessivo, perché vediamo come l'ONU è colpito duramente, l'URVA soprattutto, che si occupa dei profughi palestinesi, viene colpita regolarmente in Palestina. Israele continua a insistere che è un'organizzazione terrorista. Netanyahu ha parlato appunto dell'ONU come di una palude antisemita, quindi sembra che ci sia pure un attacco, diciamo, più complessivo all'ONU, che presumibilmente, da una parte, sicuramente può essere inteso come un attacco al diritto internazionale, al diritto umanitario bellico sostanzialmente. Alcuni analisti che abbiamo sentito nei giorni passati sostengono che, per quello che riguarda il Libano, Israele vorrebbe sostituire le forze dell'ONU con delle forze multinazionali, come infatti usano spesso questo termine, volendo in qualche modo replicare la situazione del 1983, perché vorrebbero sostanzialmente sostituire l'ONU con la presenza, diciamo, diretta degli Stati Uniti. Un'altra ipotesi che si potrebbe fare è che, vista la difficoltà che hanno in uno scontro diretto con Hezbollah, il ritiro dell'ONU potrebbe essere anche utile per portare avanti strategie diciamo, di guerra sporca, cioè di guerra che va contro gli stessi principi internazionali. Questa potrebbe essere un'altra ipotesi che ti sottopongo. Sì. Che colpisce, magari ti dico tutte le cose, poi così fai. Sì, intanto io mi prendo appunti, così poi. Poi diciamo che un'altra cosa che colpisce, e qui pure ti chiedo se può essere una cosa giusta, è che Israele sembra comunque colpire, fare degli attacchi mirati all'UNIFIL, cioè non colpisce soldati, che ne so, italiani o francesi, ma colpisce appunto cingalesi, indonesiani. Quindi diciamo che c'è pure il sospetto che questo attacco sia comunque mirato, perché se avesse colpito direttamente gli italiani, presumibilmente l'Italia, ma la stessa Unione Europea, avrebbe dovuto prendere una posizione netta, diciamo, di condanna, e non, diciamo, questo giochino delle parti che stanno facendo. Poi riguardo, diciamo, alla Russia e alla Cina, è giustissimo tutto quello che hai osservato, però alcuni fanno notare che siano, diciamo, troppo poco presenti in questo conflitto. In particolare, appunto, si dice che la Russia vuole mantenere comunque buoni rapporti con Israele,
anche perché si dice che un decimo della popolazione israeliana sarebbe, diciamo, russa. E quindi, per esempio, e questo va avanti da diversi anni, c'è questo accordo per cui Israele può colpire tranquillamente in Siria, che poi è l'alleato più importante della Russia nell'area, a patto che non colpisca sostanzialmente le postazioni russe. E la Cina sembra un po' il grande assente, diciamo, da questo conflitto. L'ultima cosa che abbiamo sentito è stato questo tentativo di mettere d'accordo le parti palestinesi, che però purtroppo non è che ha avuto un particolare successo, e poi sostanzialmente, diciamo, non è pervenuta. Quindi la questione è, questo dipende dal fatto che questi paesi, forse la Russia, perché è già impegnata molto in Ucraina e quindi non ha la forza adesso per sostenere un conflitto anche in quell'area, e la Cina, diciamo, forse è la solita politica di tenere un profilo basso per evitare, diciamo, di portare contro di sé, diciamo, la guerra dell'imperialismo. Poi rispetto alla questione, diciamo, degli Stati Uniti, che è sicuramente giustissimo quello che dici, cioè che sono gli Stati Uniti la grande potenza, la domanda però che si pone è se questa politica degli Stati Uniti non abbia anche, diciamo, delle controindicazioni forti, nel senso che gli Stati Uniti, sono arrivati praticamente a coprire anche l'attacco all'UNIFIL, dicendo che la colpa era di Hezbollah. In questo modo l'impressione è che perdano qualsiasi capacità di egemonia a livello internazionale. Sì, magari avranno dei vantaggi nell'immediato rispetto al discorso che facevi del controllo su quest'area rispetto, diciamo, alla Russia e alla Cina. Però diciamo che in prospettiva, poi quel discorso che facevi che stanno cambiando gli equilibri internazionali, queste politiche sembrano, diciamo, favorirlo, perché appunto se ti assumi queste posizioni così palesemente contrarie al diritto internazionale, rischi poi, insomma, di rimanere sempre più isolato a livello internazionale. Certo, forse si potrebbe dire che la crisi di sovrapproduzione è così avanzata che sostanzialmente, volendo mantenere questo modo di produzione, non ci sono grosse alternative a questa politica. Però, insomma, ti chiedo pure su questo lumi. E Peraltro. poi, scusa, finisco brevemente, poi ti Sì. scusa. Rispetto, diciamo, al cambio di regime in Iran, che sicuramente è un obiettivo anche dichiarato di Israele e quindi degli Stati Uniti, però pure qui sembra esserci una qualche difficoltà, perché praticamente questi attacchi avvengono proprio quando è andato, diciamo, al governo il Partito Riformista, che sarebbe quello in qualche modo più disponibile a favorire una politica di buoni rapporti con il mondo occidentale. E quindi, diciamo, forse, diciamo, l'idea è che neanche questo governo sia sufficiente. Loro vorrebbero proprio restaurare qualcosa come lo Shah, cioè qualcosa che sia sostanzialmente un collaborazionista dell'Occidente. Però, insomma, forse questa politica pure forse è semplicemente sbagliata, perché indebolire i riformisti sembra essere sostanzialmente forse un errore dal punto di vista tattico. Infine, le ultime due cose che ti volevo chiedere. Non si riesce bene a comprendere perché Biden stia portando avanti, diciamo, a 3 settimane ormai dal voto, questa politica di, diciamo, attacco all'Iran, che rischia, già fatto aumentare fortemente il prezzo del petrolio, e se dovesse, diciamo, andare in porto l'attacco israeliano prima delle elezioni, ci sarebbe proprio un'esplosione del prezzo del petrolio, che non potrebbe avere che delle ricadute rovinose per i democratici
delle elezioni che ci saranno contro i repubblicani. Quindi sembrerebbe, appunto, però appunto, è una cosa un po' assurda, che Biden sta facendo di tutto per far vincere Trump, il che però è un po' complicato da. Certo, uno potrebbe dire che se l'è presa perché l'hanno sostituito con la Harris, però insomma, a quel punto forse il Deep State glielo dovrebbe impedire. Però pure qui ti chiedo lumi. Ultimissima questione sulla questione appunto di Nasrallah. Siccome hai ipotizzato anche te, sembrerebbe una delle piste sicuramente che sia stato venduto da una parte dell'Iran. E qui la questione che ti volevo chiedere è se si tratta semplicemente di corruzione, e quindi di comprarsi, diciamo, delle persone, oppure se c'è un problema, diciamo, più economico-politico, cioè che c'è un settore della borghesia al potere in Iran che non vede bene, diciamo, questo scontro con l'Occidente e che cerca, diciamo, di ristabilire dei buoni rapporti con l'Occidente, e che quindi appunto non siano soltanto mele marce di persone corrotte, ma ci sia proprio dietro una strategia economica e politica. Ultimissima questione, come sicuramente sai, il ministro degli esteri libanese, che da quello che ho capito è un musulmano sunnita, e quindi sicuramente non è vicino a Hezbollah, ha detto chiaramente che Nasrallah è stato assassinato in qualche modo a tradimento, perché loro avevano comunicato agli Stati Uniti che Nasrallah accettava il piano di tregua proposto dagli Stati Uniti e dalla Francia, e quindi alcuni ipotizzano che Nasrallah abbia fatto questa azione apparentemente ingenua di uscire dal bunker e di partecipare a questa riunione dove poi è stato assassinato, proprio perché pensava che una volta accettata la tregua, gli Stati Uniti non dessero, diciamo, il via libera a Israele per colpirlo. E qui ritorna un po' alla questione che ti ponevo prima. L'impressione è che gli Stati Uniti in questo modo hanno perso qualsiasi credibilità, perché se uno fa un accordo, cioè propone un piano di pace che era poi favorevole agli Stati Uniti perché significava far arretrare Hezbollah lo accetta, e loro poi lo vendono immediatamente e sfruttano questa cosa per farlo uccidere, diciamo, di sorpresa agli israeliani. In questo modo gli Stati Uniti, l'impressione è che perdano qualsiasi capacità di egemonia a livello internazionale, tant'è che sembrerebbe che Macron non l'abbia presa proprio bene, infatti subito dopo questa cosa, per cercare di salvare, diciamo, la sua capacità di egemonia e di proiezione imperialista, abbia dovuto prendere posizioni più nette, dicendo che non bisogna più fornire armi ad Israele. Poi, tra il dire e il fare, sappiamo che c'è di mezzo il mare, e comunque dopo questo evento sembra che ci sia stata un po' una svolta, almeno a parole. Scusa, ho fatto un po' lunga, ti ridò subito la parola. Oh, io mi sono segnato tutto, adesso provo a dare qualche risposta. No, indubbiamente tu hai ragione, il progetto israeliano non è soltanto quello di garantire il confine col Libano, quindi far rientrare gli sfollati, cosa che rimarrà estremamente difficile probabilmente, a meno di non ottenere una sconfitta definitiva del Libano intero, non solo di Hezbollah. D'altronde, che cosa sta facendo Israele? Israele ha ripreso ad adottare la dottrina Daia, dal nome del quartiere di Beirut che gli israeliani avevano di fatto raso al suolo nel 2006. Il modello era stato già a Fallujah un paio d'anni prima, che è stato esplicitamente, come dire, una dottrina esplicitamente rivendicata dagli israeliani. Ha detto non è che le vittime civili siano danni collaterali, le vittime civili fanno parte del progetto, perché serve a terrorizzare la popolazione
e a mostrare che Israele non si ferma di fronte a nulla. Israele colpisce quindi la città, al di là delle, come dire, delle parole di Netanyahu sulla palude antisemita, poi siamo sempre lì. Semiti sono anche gli arabi medio orientali, non? Chi ha ucciso più semiti dopo Hitler, al secondo posto c'è Israele. Quindi è sempre quel termine che viene usato come a mo' di clava, ma che di fatto non ha molto senso. Sì, Israele colpisce le basi dell'UNIFIL, ha colpito più volte l'UNRWA, proprio perché è quell'organizzazione che permette, ha permesso ormai, ormai Gaza non esiste più. Ricostruire Gaza è una cosa che richiederebbe investimenti enormi e decenni. Quindi l'UNRWA era quell'organizzazione che permetteva ai palestinesi di mantenere una forma di vita sociale, quindi con scuole, ospedali, e che sappiamo sono stati fra i primi obiettivi di Israele. E quindi diciamo che l'opposizione all'UNRWA e a questa forza di intermediazione dell'UNIFIL fanno parte di un unico progetto. In questo progetto, tu mi dicevi, hanno eliminato, sì, le vittime sono, come dire, paesi limitrofi, vittime cingalesi, è quel sud, come dire, sud del mondo che si avvicina sempre più al polo antagonista, a quello statunitense in subordine europeo, sempre con un'attenzione. Quando però si parla di scontro nord-sud, stiamo sempre attenti a non cadere in quelle contrapposizioni alla Corradini, le nazioni proletarie contro le nazioni capitalistiche, perché ricordiamoci che all'interno degli stati del sud ci sono le divisioni di classe e interessi di classe differenti, quindi non è che sia tutto oro quello che luccica. No, no, ma il progetto israeliano, come dici giustamente tu, è senz'altro più ampio. Il progetto israeliano, l'ideale sarebbe arrivare ad avere anche qui un cambio di regime, sconfiggere Hezbollah. E del resto gli statunitensi hanno già dichiarato ufficialmente che i libanesi si devono preparare a una nuova organizzazione, a un nuovo futuro in cui Hezbollah non ci sarà più. E quindi il progetto, massimo risultato sarebbe questo, ed è quello a cui puntano sia Israele che gli Stati Uniti. La posizione della Russia nei rapporti con Israele è una posizione di questo tipo. Allora, nel corso della guerra in Siria, quando gli israeliani hanno appoggiato Al-Qaeda, hanno appoggiato le formazioni jihadiste, ma questo è ufficiale, riconosciuto dal capo di Stato Maggiore israeliano, non è con denunce poi dell'UNIFIL, che diciamo come questi hanno appoggio, rifornimenti, armi, i caduti, i feriti jihadisti vengono curati negli ospedali israeliani, sono cose, come dire, non sono segreti di Stato. E la Russia aveva raggiunto più o meno questo accordo con Israele. Vi lasciamo colpire le basi iraniane, le basi di Hezbollah, perché ricordiamoci che gli unici che sono andati a contrastare l'ISIS erano all'inizio Hezbollah e i pasdarani iraniani. C'erano gli occidentali che anzi favorivano l'afflusso lungo l'autostrada del Jihad attraverso la Turchia di questi combattenti stranieri che andavano a ingrossare le file dell'ISIS e di altre formazioni. Quindi l'accordo era questo. Con quale vantaggio per i russi? Il vantaggio per i russi era che avevano in Israele, come ricordavi, una forte componente di popolazione che ha il doppio passaporto,
Ci sono diversi oligarchi russi che hanno preso anche la nazionalità israeliana, il passaporto israeliano, e potevano continuare a gestirsi liberamente tutti i loro affari dopo che, in seguito all'annessione nel 2014 della Crimea, sono state levate tutte quelle sanzioni per la Russia. Nel momento in cui inizia l'operazione speciale in Ucraina, chiamiamola pure tranquillamente guerra, Israele non ha elevato sanzioni contro la Russia, non ha inviato armamenti agli ucraini, nonostante, come dire, questa fosse la richiesta base proveniente da Washington. Inoltre, la Russia continua a vendere il petrolio agli israeliani attraverso le condotte kazake, in cui confluiscono anche i rifornimenti russi, e pertanto ci sono queste relazioni. È anche vero che, come dire, questo rapporto non è un rapporto idilliaco. È stato un paio di settimane fa, se non ricordo male, il sistema di difesa di missile russo in Siria ha abbattuto dei missili israeliani perché troppo vicini nella loro rotta alla base russa. Ed è anche questo un segnale importante, come dire, un invito a non andare oltre. Fra l'altro, Israele sconfinato ulteriormente nel territorio siriano, le alture del Golan, che sappiamo essere sul piano del diritto internazionale un'occupazione israeliana, per quanto riconosciuta dalla presidenza Trump come legittimo territorio di Israele. Ecco, gli israeliani aspirano ad allargare ulteriormente, anche perché, ribadisco, la Siria subisce costanti attacchi da Israele proprio sulle basi di Hezbollah e Pasdaran. Quindi c'è questo rapporto fra Russia e Israele. Poi sì, è vero, i russi e i cinesi hanno organizzato degli incontri fra le diverse formazioni palestinesi per favorire la formazione, come dire, di un organismo unitario, ormai come dire, quello attualmente vigente, assolutamente screditato, non ha nessuna rilevanza, anzi è un elemento visto come collaborazionista degli israeliani. Questi tentativi, sì, quello che hanno prodotto delle belle dichiarazioni, delle belle parole, in potenza potrebbe essere un'interessante evoluzione, ma ora come ora è abbastanza difficile da concretizzare. Anche perché, come dire, quegli esponenti di Al-Fatah o dell'OLP o di quello che ne resta, che erano favorevoli a una collaborazione con Hamas o con le altre componenti della resistenza palestinese, come Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che ha collaborato con Hamas nell'operazione del 7 ottobre, comunque ancora fa parte dell'OLP, questi progetti ora come ora sono difficili da portare a termine, anche perché dicevo che la parte di dirigenza di Al-Fatah, che è favorevole a questi accordi, sta in galera e quindi il processo è estremamente complicato. Poi vediamo qui. Ah, certo, la posizione della Cina. Posizione della Cina è una posizione, sì, defilata, ma diciamo che i cinesi lavorano sotto traccia. Il grande successo che hanno ottenuto i cinesi nella regione era stato proprio quello dell'accordo fra iraniani e sauditi. Quello è stato un ottimo risultato perché pacificava la regione, e la pace nella regione è indispensabile per il capitale cinese. Se vuoi far passare i corridoi, le merci e altro, hai bisogno che il Medio Oriente sia pacifico. Idem per i russi,
idem per gli iraniani che preferirebbero non avere un'altra guerra. Sì, la Cina opera sotto traccia, ha favorito anche lei questi incontri, ha denunciato più volte il genocidio dei palestinesi e rimane un punto di riferimento importante per il mondo arabo, anche per le petromonarchie, per quegli accordi di cui parlavamo prima. Quindi i progetti di attacco all'Iran, sono indeboliti anche dall'operazione diplomatica cinese, perché già la prima cosa che hanno detto, Emiratini e Sauditi: se attaccate l'Iran, noi le basi non le diamo. È una dichiarazione di pochi giorni fa. È vero che non sono indispensabili, anche perché sono quelle più facilmente colpibili dall'Iran, però è un segnale importante. Per quanto riguarda le controindicazioni della politica statunitense, e beh certo, ma gli Stati Uniti stanno perdendo l'egemonia internazionale. Il vero pericolo è che ci siano anche questi meccanismi che sono, possiamo anche definire tranquillamente, impersonali, cioè la crisi di sovrapproduzione. La storia ci ha fatto vedere che a un determinato punto favorisce l'esplodere del conflitto. Qual è il vantaggio in un contesto capitalistico della guerra? Il vantaggio in un contesto capitalistico è che la guerra distrugge la sovrapproduzione, cioè dal punto di vista della produzione di valore la guerra non ha una funzione positiva, ha una funzione distruttiva. L'unico vantaggio è che permette alla cordata che vince di impossessarsi del valore degli sconfitti. E poi permette di riaprire un nuovo ciclo di accumulazione capitalistica. Vediamola, quella che possiamo tranquillamente chiamare la seconda guerra dei 30 anni, 14-45, pone fine a quella serie di crisi che c'erano state. E inizia la grande fase degli anni 50 e 60, come dire, il secolo d'oro del capitalismo, il periodo d'oro del capitalismo. E sì, gli Stati Uniti, certo, dal punto di vista, come dire, dell'egemonia stanno perdendo colpi, perché, come dicevamo, basta vedere l'elenco di richieste di adesione ai BRICS, o ai BRICS Plus ormai, o all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Quello indubbiamente è un dato di fatto. C'è poi un'altra questione che riguarda, dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione politica interna, dei rapporti di potere interni agli Stati Uniti, che è il rapporto fra due fazioni principali, diciamo. Sono due correnti che incarnano l'imperialismo statunitense, non stiamo parlando, è uno scontro interno alla classe dominante statunitense, per cui da una parte abbiamo quelli che possiamo chiamare i liberal neocon, che aspirano a un conflitto ormai con l'Iran, con la Russia, il conflitto è già in atto, e poi con la Cina. Dall'altra parte c'è quella componente, per comodità, diciamo quella legata a Trump, che opta invece per un confronto, certo, sempre serrato con questi elementi, ma con la Russia Trump ha detto più volte che si può raggiungere un accordo, por fine alla guerra, anche perché intelligentemente questo discorso è quello che riprende la dottrina Brzezinski. Evitiamo che si formi una coalizione di Cina, Russia e Iran. Questo Brzezinski lo diceva alla fine degli anni 90, grande scacchiere, che è quello che di fatto si sta realizzando. E quindi indeboliamo semmai i cinesi. Ma con i cinesi Trump, al di là della durezza dei confronti, ma anche nei confronti della Russia, ha tirato fuori gli Stati Uniti da accordi importanti sul controllo degli armamenti. Però l'obiettivo era poi arrivare a un
compromesso, vantaggio degli Stati Uniti, che quantomeno permettesse di ridurre quell'immenso debito e quel grande deficit anche della bilancia commerciale, sulla quale i cinesi e gli statunitensi si stavano accordando prima della caduta di Trump. Era il terzo blocco di accordi che erano stati raggiunti. I cinesi si impegnavano ad acquistare tutta una serie di merci dagli Stati Uniti, ad aprire anche ai grandi fondi di investimento, a parte di quel loro immenso pacchetto di fondi, di riserve che i cinesi hanno, insomma, la borsa di Shanghai. Il problema qui, e qui anticipo una delle tue domande, probabilmente l'obiettivo di una parte del sistema di potere statunitense, dell'imperialismo statunitense, quello collegato appunto dal punto di vista politico ai neocon e liberal, ma dal punto di vista produttivo l'apparato militare industriale, i vari big tech, big pharma, che sono tutti collegati con i grandi fondi di investimento, BlackRock, State Street, Vanguard, è proprio quello di correre il rischio di una presidenza Trump che segua la politica già condotta nel quadriennio precedente. E quindi uno dei pericoli, uno degli obiettivi probabilmente, è quello di portare la situazione a un punto tale da impedire anche al nuovo presidente, chiunque esso sia, che sia Trump, o meglio ancora, per questi progetti Harris, che è stata molto chiara, ha fatto delle dichiarazioni molto esplicite a favore di Israele e dei progetti di continuare la guerra in Russia, e quindi è perfettamente organica al disegno liberal neoconservatore. D'altronde la Harris è espressione delle posizioni di Hillary Clinton, ecco, rimaniamo, quella che avrebbe portato al conflitto diretto con la Russia in tempi molto brevi se non avesse perso le elezioni. Probabilmente il progetto è questo. Questo al di là di una perdita di quello che viene chiamato il soft power, e quello ormai è evidente al resto del mondo che gli Stati Uniti hanno sostenuto il genocidio israeliano, che gli obiettivi sono quelli di mantenere questo, di ripristinare quell'egemonia unipolare che ormai è più che traballante. Questo potrebbe essere una delle spiegazioni. Per quanto riguarda l'Iran, il cambio di regime, sì, certo che non è una cosa semplice. Qui o sconfiggi proprio l'Iran militarmente, e altra cosa non semplice, e metti proprio al posto del vecchio sistema, smantelli la Repubblica Islamica, e o rimetti il successore dello Shah, cioè ripristiniamo una situazione precedente alla rivoluzione di Khomeini, che allora a quel punto, certo, l'Iran torna a essere quello che era una volta, un avamposto della politica statunitense in Medio Oriente. La Russia si ritroverebbe a questo punto, una volta sconfitta l'Ucraina, se poi la Russia riuscisse anche a prendere Odessa, controllerebbe il Mar Nero insieme ai turchi, con i quali peraltro i rapporti sono, se non buoni e idilliaci, comunque basati su un compromesso che è utile a entrambi. Si ritroverebbe il pericolo che aveva nel Mar Nero e in Ucraina, se lo ritroverebbe nel Caspio. Spostiamo qui gli armamenti nucleari e ripristiniamo la pressione sulla Russia invece che da ovest, questa volta da sud. La situazione rimarrebbe identica. È facile un'operazione di questo tipo? Allora, per quanto riguarda le formazioni politiche iraniane, è vero che adesso ci sono quelli che vengono chiamati così riformisti. Allora, la politica riformista ha avuto sì dei buoni rapporti con gli Stati Uniti. Ricordiamoci che quando
ci fu lo scandalo Iran-Contras a guidare il governo iraniano, c'erano proprio i riformisti. Così pure quando l'Iran ha mandato i suoi soldati a combattere in Bosnia a fianco degli statunitensi, a favorire il rovesciamento, insomma, la distruzione della Jugoslavia, quando peraltro chi guidava queste operazioni aveva l'appoggio, aveva come consigliere militare Osama Bin Laden, questo al di là delle differenze fra sunniti e sciiti. E questo tutto è avvenuto con i riformisti. Fino a che punto però i riformisti possono adottare politiche di questo tipo? Io non lo so, perché tutto ciò che fino ad ora hanno fatto i riformisti, a parte appunto cercare di riprendere, di ripristinare quei buoni rapporti che rispondono peraltro agli interessi di una parte della borghesia iraniana, che vuole riprendere i commerci, i traffici con l'Occidente, è anche vero che è difficile abbandonare quelle buone relazioni con Russia e Cina, che in questi anni sono quelle che hanno garantito all'Iran di poter ovviare almeno in parte ai disastri determinati dalle sanzioni. E quindi io lì non so quanto un governo riformista potrebbe avere spazio di manovra. Qui poi dipende proprio dagli equilibri e dai rapporti interni. Sì, tu dici giustamente, questa eliminazione di Nasrallah e questa situazione può aver avuto, come dire, una complicità interna. E potrebbe, sì, potrebbe, la possibilità c'è. È anche vero che all'interno di uno Stato dobbiamo sempre tenere presente queste differenze di classe. In questo caso non è che si tratti di una lotta fra la borghesia iraniana e il proletariato iraniano, qui è semmai uno scontro interno alla stessa borghesia iraniana. E che ci sia un progetto di questo tipo guidato dai riformisti, non so, in questo momento non ho elementi per propendere per una soluzione o per un'altra. Lo vedo difficile, difficile però non vuol dire impossibile, eh? Abbiamo visto nella storia ben altro. Quello che sappiamo è che fino ad ora ciò che hanno fatto gli iraniani non è stato certo abbandonare i buoni rapporti con cinesi e russi, anche perché, ribadisco, dal punto di vista strutturale sono quelli che hanno permesso all'Iran di sopravvivere. Ecco, anzi, tutto sommato, le sanzioni alla fine danni ne hanno fatti, ma l'Iran non è crollato. Poi teniamo sempre presente che l'Iran è una realtà estremamente complessa, multietnica. Per questo che il discorso che Netanyahu faceva all'Assemblea dell'ONU, poi ripristineremo l'amicizia fra persiani ed ebrei, che è secolare, eccetera, eccetera. Ma l'Iran non è fatto solo da persiani. Nell'Iran ci sono tante minoranze che a volte possono costituire anche un problema, Vediamoci, da questo punto di vista gli Ayatollah sono stati molto attenti fra curdi, fra azeri, fra peluci, insomma, dal punto di vista la situazione è complicata. E poi aspetta che ho guardato, mi sono fatto l'elenco delle domande. Certo, il ministro degli esteri libanese ha detto che Nasrallah avrebbe accettato patto di tregua proposto dagli Stati Uniti e dalla Francia. Gli israeliani cosa hanno fatto? Hanno tirato giù 6 palazzi, questo è il solito criterio, no? Quello per cui le vittime civili non sono danni collaterali, ma fanno parte del pacchetto. E sì, certo, anche qui è vero, Hezbollah ovviamente era favorevole a trovare, ad accettare almeno temporaneamente questa tregua, ma ribadisco, il progetto è probabilmente quello.
arrivare a una situazione in cui non si possa tornare indietro. E certo, Macron non l'ha presa bene perché la Francia nei confronti del Libano vuole mantenere ancora quelle forme di controllo imperialistico. Cioè, una volta ritiratisi, comunque i francesi hanno mantenuto stretto rapporto con le autorità libanesi, le forme di pressione della Francia sul Libano sono notorie. Lo stesso Macron aveva più volte detto dobbiamo togliere Hezbollah dalla scena politica libanese e poi il Libano potrà tornare a prosperare, eccetera, eccetera. E sì, anche qui certo sono tutte operazioni che non favoriscono diciamo l'immagine degli Stati Uniti, di Israele, ma il resto del mondo è perfettamente chiaro, cioè il resto del mondo, dico, al di là di Stati Uniti e Unione Europea, che peraltro se guardiamo i sondaggi fra la popolazione europea, non è che gli europei siano così contenti della guerra in Russia o che simpatizzino per i massacri dei palestinesi. Parliamo dei governi, parliamo di chi guida questi paesi, che gestisce poi tutta una serie di propaganda, controlla gli organi di informazione, che ormai sono organi di propaganda. E quindi viene ancora visto Israele che si difende, anche se dal punto di vista del diritto internazionale Israele non ha nessun diritto di difendersi, perché dal punto di vista, ribadisco, del diritto internazionale, cosa che ad esempio Francesco Albanese ha spiegato molto bene, Israele è un paese che occupa dei territori, è una potenza coloniale, e quindi fra gli obblighi che ha dovrebbe essere quello di tutelare e proteggere le popolazioni occupate. Prima di tutto dovrebbe andarsene, ma questo, vabbè, è ovvio che non verrà fatto. Ma in secondo luogo dovrebbe garantire la vita alle popolazioni che sono occupate. Sta facendo esattamente il contrario. E quindi questa è la situazione. Brutta, peraltro. Grazie Maurizio, è stato come al solito interessantissimo. Non mi resta che ricordare brevemente i prossimi ospiti che avremo su questo canale. Mazzeo, sempre per parlare, diciamo, di queste questioni, Alessandra Ciattini per approfondire le questioni di politica culturale, Luca Scacchi per parlare della mobilitazione che ci sarà nel mondo della scuola verso lo sciopero generale, poi Giovanni Barbera per parlare, diciamo, di questioni di politica interna, Paolo Cassetta per proseguire la nostra inchiesta su Lenin a 100 anni dalla morte, e Mario Sanguinetti per parlare, diciamo, del progetto neoliberista di attacco alla scuola pubblica. Benissimo, ringraziamo ancora Maurizio e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.